Bene, 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 dai, una bella vittoria, sono contento, dai, abbiamo giocato anche discretamente bene, possiamo dire di aver meritato questa vittoria. Certo, anche se c'è da dire che questa Roma è tutt'altro che irresistibile. Ti raccomando. Posso esultare? Sì, ma con moderazione, perché ti ricordo che veniamo dall'eliminazione in Coppa Italia e ancora mi rode. Ecco il vero Milan, siamo tornati, siamo risorti. Lo avevi detto già la settimana scorsa con l'Empoli che eravamo risorti. Poi siamo morti di nuovo con l'Atalanta, stasera siamo risorti di nuovo. Oh, siamo risorti più noi in 2 mesi che Krillin in tutto Dragon Ball. Ma possiamo fare i complimenti al monumentale nonché migliore in campo, Yassine Adli? E facciamoli, certo. Il nostro nuovo Andrea Pirlo. Oh, ma tu non riesci proprio a non fare paragoni. Ti ho detto moderazione. Ah, diciamo che è un Pirlo a fine carriera. Un Pirlo con un piccolo risentimento muscolare che non gli permette di dare il massimo. Sì, un Pirlo con il long COVID. Cioè, tu pur di fare paragoni, cioè, non sai che giri fare. Comunque, no, sono felicissimo per il gol di Yasin. Cioè, hai visto come ho saltato come un pazzo? Perché questo ragazzo mi piace troppo, se lo merita. Mi piace troppo sia calcisticamente che umanamente. Poi ha sempre avuto un attaccamento per la maglia. Sì, un attaccamento alla maglia che mi ricorda Maldini. Maldini, Daniel Maldini che ci teneva, ma non come il padre. Oh, passo. Ebbene, Kier, molto Perfetto. Gabbia bene stasera, in marcatura su Lukaku. Grande Matteo Gabbia, possiamo dire un Nesta. Con la mononucleosi, basta! Cioè, uno non può fare un mezzo complimento ad un calciatore che scatta subito l'accostamento ad una leggenda del Milan. Ora, per Basta! dire, Piuttosto, invece, dimmi la verità. Sul 2-1, hai visto anche tu i fantasmi, vero? Il remake dell'anno scorso. assolutamente no, io ero totalmente convinto della nostra vittoria, ma guarda che squadra compatta, che palleggia bene, cinica, che non si fa condizionare dal gol subito, quindi forte anche mentalmente, una grande squadra allenata da un grande allenatore, e poi io stasera in gol tutti francesi, possiamo dirlo, un Milan in versione champagne. Allora, stasera io posso anche essere d'accordo, ma io lo so che se alla prossima partita con l'Udinese non faremo risultato, tu sarai il primo a dire che facciamo schifo, che retrocederemo, a reclamare la testa di tutti, allenatore in primis, e che questo champagne si trasformerà in un attimo in tavernello. Se penso che c'è gente che vorrebbe l'esonero del mister. Ma da non credere, proprio certa gente, mamma Gente mia. senza Senti, invece vergogna. di Leao che mi dici? Stasera un po'. Non ti permettere, non mettere in discussione il nostro top player. No, per carità, dico solo che. Solo che Leao è un gullit. Senza baffi e treccine, ciao, me ne vado, è arrivato qua, Gianluigi Paragone. Guarda che Leao le treccine già ce l'ha, gli mancano i baffi. Come a te mancano i neuroni.